Buongiorno a tutti, mi auguro abbiate avuto un buon risveglio, pronti per affrontare intensamente la nuova giornata. Contemporaneamente il nostro ricordo va alle persone che stanno soffrendo, che non stanno bene, per i quali va il nostro affetto e la nostra preghiera. Oggi la liturgia ci propone il capitolo settimo di San Giovanni, siamo ai versetti dal 40 al 53, dove viene proposta, rappresentata un'ennesima tensione tra Gesù e i capi della sua nazione. Per ora l'ostilità è di carattere verbale, fra un po' però sappiamo passerà attraverso anche l'azione violenta. In cosa consiste questa tensione? È quella che va avanti da alcuni giorni, ossia circa l'identità di Gesù e la sua capacità salvifica. Qualcuno comincia a conoscere, a credere, a cogliere questa verità di Gesù, anche se forse in modo non del tutto consapevole, ma abbiamo i capi dei farisei che tendono a schiacciare, a porre ostacoli a questa possibilità. In realtà non tutti tra loro la pensano così. Per esempio Nicodemo dice che non possiamo giudicare e condannare un uomo prima di avere ascoltato ciò che ha detto o visto ciò che ha fatto. Comunque, questo crea, dicevo, tensione, una continua frizione tra chi vuol conoscere e accogliere Gesù e invece i capi dei farisei che tendono a schiacciare questa possibilità. Sembra non si vogliano sentire ragioni. E questo credo sia uno dei modi di agire del male, forse uno tra i più sottili, il più subdolo. Perché? Perché ciascuno ha il proprio punto di vista e qui non c'è nulla di male. Il guaio è che molto spesso ascoltiamo solo ciò che vi corrisponde. Il resto lo ignoriamo. È quello che accade tutti i giorni sui giornali o nella comunicazione più in generale. Gli stessi eventi vengono presentati, ovvio, in modo differente, ma sembra che venga fatto questo perché debba corrispondere alle proprie idee che sono nella maggior parte dei casi precostituite. È come se si debba trovare conferma in quelle idee. Sembra quasi che non si vogliano vedere le cose come sono, ma debbano corrispondere ai propri desideri, ai propri scopi. Questo purtroppo accade anche in casa nostra, anche nella Chiesa. Credo, e ce ne rendiamo conto, che questa situazione ci porterà a rivedere, non penso tutte, ma alcune delle nostre scelte e delle nostre programmazioni pastorali. Dovremmo essere saggi e cercare di conoscere e accogliere la verità. Per questo occorre che chiediamo a Dio il dono che ci vengano aperti gli occhi per essere aperti alla sua luce, proprio come il cieco di domenica scorsa, ma non solo gli occhi, che ci venga aperto anche il cuore per conoscere i desideri di Dio e soprattutto che ci venga aperta la mente per conoscere la verità di Dio. Questo applichiamolo per ogni situazione della nostra vita e penso che ne trarremo beneficio. Buona giornata!